Amici di Telegolfo, ben ritrovati, benvenuti qui al Pala Borrelli di Scauri, dove fra poco andrà in scena la gara della dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie B tra Basket Scauri e Costa d'Orlando. Chi vi parla è Giuseppe Guano, le immagini sono guidate da Tiziana Palombi. Sul perché, per andare a conoscere le formazioni che si stanno riscaldando, veramente stanno testando e ultimando il riscaldamento. Iniziamo dagli arbitri, i signori Bonotto Fabio di Ravenna e il signor Ragionieri Marco di Bologna. La squadra ospite in campo con lo 0 Ferrarotto, 4 Balic, 5 Spasojevic, 7 Di Coste, 12 Bolletta, 16 Fowler, 18 Triassi, 21 Bartolozzi, 24 De Angelis e 55 Gambarota. Dall'altra parte il Basket Scauri di casa annovera Ciman solo per onor di firma, poi col 5 Ricciotti, 7 Policari, 8 Atata, 9 Gallo, 10 Granata, 12 Moretti, 14 Laguzzi, 23 Casoni, 32 Emilia Savic, 35 Longobardi, 55 Scampone, i due coach Enrico Fabbri per lo Scauri, dall'altra parte il signor Giuseppe Condello per il Costa d'Orlando. E lo Scauri che deve tornare a correre dopo le ultime giornate non veramente esaltanti, uno Scauri che è stato anche penalizzato in settimana, era squalificato Longobardi, la società dei Delfini ha preferito pagare un'ammenda e poter schierare uno di quelli che è il miglior giocatore al momento della squadra scaurese. Spesso e volentieri ha giocato bellissime partite Longobardi, è incappato anche lui in un calo della squadra, ma ci sta in questo momento, ci sta. Poi la partita della scorsa settimana contro Salerno è un capitolo dal quale bisogna ripartire per coach Fabbri e compagni, magari proprio facendo quadrate, magari proprio ripartendo dalla bella prestazione, perché comunque sì, si è perso, ma è stata una bella prestazione maiuscola dei ragazzi in maglia bianca. Il Costa d'Orlando è una squadra che deve salvarsi, lo scorso anno non entrò nei playoff proprio a discapito dello Scauri, ma è una di quelle squadre che spesso e volentieri riesce a svolgere belle partite e perché no, potrebbe essere un duro concorrente per quello che è la salvezza finale, salvezza che a Scauri stanno cercando di conquistare il prima possibile. Tutto pronto per i quintetti. Scauri che presenta Laguzzi, Ricciotti, Moretti, Longobardi e Granata dall'inizio. Dall'altra parte Balic, Di Coste, Bolletta,
Bartolozzi e Gambarota, mentre un bello striscione viene alzato all'interno del palaborrelli. Tutto pronto per palla 2 di Costa contro Laguzzi. Il primo pallone lo conquista lo Scauri, va a granata, prova a salire, butta via la sfera. Pallone giocato allora dalla squadra con Balic. Di Coste gira la sfera, bella giocata adesso dalla squadra avversaria, mentre Longobardi per poco non ruba un bel pallone a Bartoluzzi. Ne esce un tiro che si ferma sul ferro. 0-0, nessuno ha segnato fin qui. Allora Ricciotti prova lui a portare dall'altra parte lo Scauri. Granata si gira e viene servito Moretti. Via sotto canestro, ma c'è fallo da parte di Bartolozzi. Primo fallo per Bartolozzi, numero 21, chiamato oggi ad avere a che fare proprio con Longobardi, mentre in campo c'è il numero 7 di Costa, il giocatore più alto del girone. Un pivot che già lo scorso anno si comportò benissimo qui a Costa d'Orlando, e so con il Costa d'Orlando a Scauri. Quest'anno chiamato ancora una volta a farsi notare. È uno Scauri che in settimana probabilmente perderà la denominazione Global Service sul calendario, tornerà ad essere Basket Scauri. E ironia della sorte, nella prossima giornata potrebbe esordire senza nome proprio contro la In Più Broker Basket Roma, quella che era lo sponsor di Scauri. Torniamo sul campo però, 2-2, c'è questo tiro insaccato dalla Costa d'Orlando. Allora Ricciotti, tornato in campo dal primo minuto quest'oggi, mentre Granata va a sostituire Ciman. Moretti va al tiro, 2 punti anche per lui, che toglie la polvere dal canestro. 4-2 a 8.34, partita da iniziare a ritmi abbastanza blandi. Porta il pallone Balic, che è chiamato a sostituire Marinello, andato a Lecco nella squadra del Costa d'Orlando. Tanto Longobardi qui commette fallo, salta a vuoto, messo fuori tempo e costretto al primo fallo in partita. Al tiro il giocatore, e quindi arriveranno 2 liberi per Bartolozzi, che avrà così la possibilità di togliere la polvere nei tiri dalla breve distanza, chiamiamola così. Bartolozzi, 1-2 per lui. Longobardi si prende il pallone, 4-3, rimane in avanti Scauri. Ricciotti, piccolo trotto, Moretti prova a sfruttare il blocco di Laguzzi, apre di qua per Longobardi, la penetrazione, tutto chiuso. Forza il numero 35, nulla da fare, pallone che impatta a ferro, poi c'è lo scontro tra Granata e Bartolozzi, lo sfondo è proprio di quest'ultimo. Bravo in questo caso Granata a prendersi il fallo di sfondo, e subito arriva il cambio, secondo fallo per Bartolozzi, cede il passo al numero 18 Triassi. Roberto Triassi chiamato subito in campo da coach Condello, praticamente in 3 minuti Bartolozzi ha messo giù 2 falli. Dà tempo per riposarsi in panca. Adesso riparte Ricciotti, ha difesa con Fowler, la guardia romana non lascia un secondo. Moretti prova a sfruttare il blocco, il tiro non entra il suo pallone, riparte allora la squadra in maglia biancorossa. Balic si ferma, lo prende in consegna Laguzzi, bella l'apertura, tiro di prima intenzione di Gambarota che mette dentro. L'ex battipaglia porta a casa 3 punti, 4-6. La giocata per Granata verso Longobardi, va a penetrare, subisce fallo ma mette dentro, l'arbitro non chiama però l'infrazione, si può continuare allora, 6 pari. Balic sull'uscio, poi Fowler si propone del servito a Gambarota, il pallone che scappa via, poi Moretti se lo ritrova tra le mani,
Con ripartire 18 c'era appostato Granata, preferisce giocare con calma il capitano. C'è Laguzzi che prova a fa spazio, va al tiro 18, buona la sua parabola, pallone che entra. Balic allora può cominciare di nuovo l'azione per la squadra ospite, 8-6. Avanti a cercare il tiro di Bolletta, dentro. Primi due punti anche per lui. Quando siamo sull'8-8, squadre che si stanno fronteggiando comunque in maniera equilibrata. Fallo di Laguzzi che mette giù Bolletta. Primo fallo per il pivot scaurese. Che paga centimetri a confronto di De Coste. Di Coste, però, ovviamente tutto sta a vedere in campo i movimenti dei giocatori. Pallone giocato per Gambarota. Bello questo passaggio per Balic. Di Coste si gira, riesce a insaccare. Pallone giocato da Ricciotti. Un cambio numero 5, serve per Granata. Voleva forse una giocata diversa, coach Fabbri. Per Moretti, tutto chiuso, l'arbitro blocca tutto, fallo di Moretti, anche se Gambarota ci ha messo la sua per mandare fuori giri il giocatore di casa. Pallone che sarà giocato da Gambarota. Balic lo attende Ricciotti, mentre è pronta la carta del cambio con Gallo. Il tiro di Costa Orlando, Granata non riesce a intervenire. Di Coste per Balic, prova a sfruttare il corridoio. Di Coste arriva, appoggia dentro, schiaccia, 8-10. Laguzzi fa ripartire il pallone. Ricciotti, uscirà probabilmente Granata per Gallo. Moretti va a prendersi lo spazio, va a saltare dentro, il canestro per lui, 10-12. Parte Balic, Balic il passaggio per Fowler, la sua accelerazione, spara come può, il pallone è comunque giocabile. Gambarota, passaggio per Bolletta che piazza ancora una tripla e scaraventa a meno 5 Scauri. Ricciotti per Moretti, arriva un'altra tripla questa volta da parte di Scauri. Time out chiamato da Scauri con Fabbrica, qualcosa da dire a Laguzzi. Non è messo avanti di Coste, ancora un tiro da tre, il ferro questa volta ferma Costa d'Orlando. Riparte Ricciotti, ci sarebbe anche coach Condello con i suoi. Inizia sul 13-15 a 4 minuti, il punteggio che si proporrà abbastanza alto se questi sono i ritmi. Moretti troppo basso il suo tiro, poi non ce la fa Scauri a impattare, poi Gambarota ancora un tiro da tre, il ferro, grazie ancora a Scauri. Laguzzi deve portare lui palla, lascia poi il pallone al proprio playmaker Longobardi dalla lunga distanza. Il ferro non riesce a mettere la freccia a Scauri. Di Coste, un altro rimbalzo per lui. Giniglio e leve lunghe per Di Coste. Pallone per Gambarota. Prova la penetrazione Fowler, il suo gancio, Laguzzi. Poi Ricciotti, prova Scauri di ripartire velocissimo. Ricciotti, che finta! C'è cascato tutto il palazzetto, mette dentro Dante Ricciotti, pari 15-15. Balic chiama fuori Laguzzi, arriva anche Ricciotti su di lui. Ricciotti lo blocca per Laguzzi che può salire, schiacciare dentro,
Scauri sugli scudi, 17-15, sorpasso e vantaggio adesso. Passaggio per Bolletta. Avanti a cercare Balic. Sotto per Bolletta che perde il pallone. Nulla a fare per lui. Costa Orlando che deve fare a meno anche di Babilozze. Il giocatore non è qui a Scauri. 18, il pallone in avanti, Longobardi va al tiro, non riesce a insaccare ancora Scauri, non ci arriva la Guzzi, allora riparte Balic. Bella penetrazione di Balic, il tiro da lunga distanza dentro, un'altra bella tripla da parte di Fowler. Contro sorpasso 17-18. Entra l'inglese Fowler. Da 2 anni a Costa d'Orlando, mentre prende un bel corridoio e insacca dentro Longobardi. Tiro di Balic, non trova la retina Bolletta, deve girarsi per tirare su Gallo, non riesce a mettere dentro Gallo che ha preso il posto di Granata, pronto ad entrare anche Casoni. 18, il tiro per lui dentro a 1:06, 21-18 Scauri, pronti i due cambi. Balic, in penetrazione Balic, c'è il fallo da parte di Ricciotti, dentro Casoni, fuori anche Balic. È un momento storico perché esordisce in casa Milesajevic, fuori Laguzzi, dentro Casoni, fuori Ricciotti, dentro Milesajevic. Primi minuti sul parquet di Scauri per questo ragazzone, maglia numero 32, su di Coste. Pallone portato in giro da De Angelis, entrato anche lui in campo insieme al numero 0 Ferrarotto. Riparte Gallo. Serie B che quest'anno presenta tanti rookie, tanti giocatori esordienti. Canestro annullato, ci saranno tiri dalla lunetta. Un po' in dubbio su questa decisione dell'arbitro. Fatto sta che si riprende con il pallone al lato. Tiro di Longobardi, questa volta è una tripla a segno. Ferrarotto porta a passeggio la sfera. Prova l'accelerazione su Gallo. Commette su di lui fallo quest'ultimo. Primo fallo anche per Gallo. Mentre il computo dei punti dice che Longobardi ha già messo a segno 9 punti. Dall'altra parte regge solo Bolletta a 5. Di Coste 4 e Fowler 3. Ovviamente Gambarotto e Bartolozzi in panchina con 3 punti. Ferrarotto che mette il suo primo punto. Pescauri 6-18, 7 Moretti, oltre i 9 di Longobardi e 2 di Laguzzi. Ferrarotto fa 2-2, riparte su Gallo, già in pressione. C'è il fallo di Ferrarotto, si arrabbia coach Condello. Pallone che va nei pressi di coach Fabbri, sarà Moretti a giocarlo. Passaggio per Longobardi, va Longobardi, prova a puntare De Angelis, tiro da casa Ferro. Casoni non riesce ad anticipare Bolletta, può ripartire la squadra ospite. Bolletta va al tiro ma non c'è più tempo,
Ci fermiamo qui 24-20 in questo primo quarto, punteggio che sarà alto se si continua su queste velocità. Tornano in campo le due squadre, rimane in campo Milesaevic, il serbo classe 99 chiamato a marcare Di Coste, classe 95, 2,18 m per 110 kg. Sembra magro e longilineo, ma 110 kg per 2,18 m, comunque sono ben spesi. Va Ferrerotto, il 2001 per Bolletta, taglia fuori Casoni. Però Ferrerotto cerca il tiro da lunga distanza, il ferro rinnega tutto, Milesaevic si prende il pallone, il passaggio a cercare Longobardi, poi Gallo si propone, Casoni preferisce giocare a lui, arriva Moretti di gran carriera, va al tiro un po' forzato in questo caso, il pallone infatti sputato fuori dal canestro. Anche la sorte certe volte ci si mette in questi casi. Gambarota gli ruba il pallone Moretti, ma con un piede, azione allora irregolare, ripartirà la squadra ospite, 16 secondi di disposizione per attaccare. Casoni, bel pallone recuperato per lui, Bolletta non lascia andare via, Longobardi porta a passeggio avversari, Gallo prova la penetrazione per via centrale, si è alzato il muro, Moretti ancora per via centrale, tutto chiuso, Moretti non c'è lo sfondo, dentro il pallone per lui, qualcuno voleva fassi, qualcuno voleva doppio campo, qualcuno voleva sfondo, l'arbitro alla fine ha dato dentro il pallone. 26-20, due punti per Scauri importanti, mandano a meno 6 Costa d'Orlando. Riparte Ferrerotto, Ferrerotto porta a passeggio Gallo, subisce fallo e qui è il secondo fallo di Gallo, che è vero che ne ha subiti due ma ne ha commessi anche due. Non è giocato verso Gambarotta, Gambarotta, Gallo qui ruba un ottimo pallone, Scauri che sta facendo un bel pressing, sta togliendo ossigeno al ragionamento e al gioco della squadra avversaria, infatti Condello subito chiama i suoi in panca, c'è un'emorragia, 8 punti distaccano Scauri dalla Costa d'Orlando e ovviamente se è partita al 24-20 in meno di 2 minuti si è subito 4 punti. Lo Scauri altissimo in pressione, questo che voleva coach Fabbri, che al momento sembra con Milesaevic aver trovato la misura su Di Coste, e perché no, sembra aver tolto con il pressing con Casoni spazio ed ossigeno ai portatori di palla del Costa d'Orlando. Sicuramente Condello sta ragionando, pronto a cambiare le carte in tavola. Si torna in campo. Milesaevic paga praticamente 13 centimetri a Di Coste e quasi 20 kg. Potenze della statistica. Balic, passaggio a cercare D'Angelis, Bolletta, si muove Gambarotta, c'è traffico sotto, servito Di Coste, Milesaevic, si gira Di Coste, Milesaevic, applausi per il serbo, ruba un bellissimo pallone in questo caso, Gallo, penetrazione, appoggia dentro, 30-20, più 10 Scauri, convincente, uno Scauri che forse non ci giocheresti due soldi. Con tanti outsider in questo caso e tanti giocatori che iniziano dalla palla 2, Gallo, Longobardi può volare, schiaccia dentro, 32 Scauri, 20 Costa d'Orlando. Balic le prese con Gallo,
passaggio a cercare De Angelis. De Angelis raffredda un po' il pallone, poi Gambarota è preso con Casoni, esce Milesevic che ha abbandonato di coste il tiro e qui c'è il fallo e tre tiri liberi per Gambarota. Pronto il cambio, fuori di coste, dentro Bartolozzi, paga pegno in questo caso Milesevic, primo fallo e tre liberi a disposizione di uno che si chiama Gambarota e che in certe occasioni così ne sfrutta a pieno. Gambarota fin qui tre punti messi a segno. Tanto si asciuga il parquet. Gambarota che dai tiri liberi ha una percentuale dell'85%, quindi ne sbaglia 1 su 5. E qui alza la sua media, non me ne vogliano. Primo errore. Secondo tiro dentro il pallone, ancora un tiro aggiuntivo. Da Gambarota ne ha sbagliato 1 su 3 e qui sbaglia Scauri. Casoni dove voleva far rimettere Moretti, l'arbitro ha dato fallo di fondo. Balic c'è sotto bolletta, bravo in questo caso Casoni a riprendersi il rimbalzo. Scauri non paga pegno in questo caso. Longobardi per Gallo, chiama lo schema ai suoi, arriva Longobardi, si perde il pallone, Bolletta lo tiene in movimento, riparte Gambarota, 3 contro 2, 4 contro 2 addirittura per un secondo. Gambarota cerca la tripla, pallone dentro, time out chiesto da coach Fabbri, 32 a 22, anzi 32 a 25, ha ricuscito un bel po' Costa d'Orlando con questo pallone. Era scappata via per un attimo Scauri e poi quest'ultimo frangente si è visto quasi un senso di smarrimento per i giocatori che hanno perso le posizioni. Questo che ha chiesto Condello, non dare punti di riferimento, e i suoi giocatori hanno subito risposto presente. 11 punti Longobardi, 9 per Moretti. Dall'altra parte 8 per Gambarotta, 5 per Bolletta, 3 per Bartolozzi, 3 per Foller in panchina e Di Coste 4, oltre ai 2 di Ferrarotto, anche lui in panchina. Ancora 4-0, Balic e De Angelis tra i 5 in campo. Balic che fin qui ha giocato 10 minuti e 55. Mentre il più presente è Bolletta con 13 minuti e 15, al pari di Moretti e Longobardi. Ritorna Ricciotti, quindi Casoni, Milesevic, Longobardi, Moretti e Ricciotti. Balic, Gambarota, Bolletta, Bartolozzi e De Angelis. E D'Angelis, mentre pronto ritrae anche la Guzzi. Longobardi per Moretti, prova la penetrazione D'Angelis. Recupera un ottimo pallone, forse era piede. Lascia continuare del direttore di gara. Bolletta spedisce il pallone del Gambarota. De Angelis. Bolletta manda fuori Cini Casoni. De Angelis sotto per Bartolozzi. Forse sfonda alla fine il rimbalzo, se lo prende Casoni. Già tutti in difesa, gli uomini di Condello. Ciotti si propone di essere servito a Moretti. Chiama il movimento. Capitano porta a passeggio la sfera, la penetrazione tutto chiuso, Bartolozzi qui commette fallo Longobardi, secondo fallo personale di Longobardi. Fuori Milesevic, dentro, fuori anche Casoni, dentro Gallo e Laguzzi. Cambia qualcosa nello schema di gioco di Scauri che ora ha 3 giocatori di movimento come Ricciotti, Moretti e Gallo.
oltre ovviamente a Longobardi e Laguzzi. De Angelis, Gambarota, bello per Bolletta, non è che non entra, poi sfera fuori, l'ultimo tocco che dovrebbe essere di De Angelis. Quello che sarà da giocare allora sotto canestro, 32-25 quando mancano 5-44. Balic la gioca per De Angelis, manda fuori tempo Gallo, palla sul ferro, ancora De Angelis, rimbalza il suo, serie di batti, ribatti Laguzzi, alla fine Moretti può ripartire, pallone per Longobardi preso in controtempo, Ricciotti, il tiro di Ricciotti, quasi, no, anzi un passaggio, era quasi un tiro, Longobardi, buon Pescauri, non ha perso tempo, non ha perso il pallone Longobardi, il ferro, poi Bartolozzi commette fallo Laguzzi, fallo di Laguzzi, 35-25 che non cambia, stiamo elogiando Scauri che non aveva buttato via il pallone, ma in questo caso arriva il fallo. Spasojevic pronto ad entrare, conosciuto quest'estate al torneo internazionale di Itri, Spasojevic è arrivato a giocarsi anche la finale con la maglia del basket Itri. Con lui in campo c'è anche Policari, giocatore oggi in forza allo Scauri, e ovviamente Victor Papa, giocatore tesserato dello Scauri ma in prestito al Serapo Sport Gaeta. Solo una presenza per lui in casa con la maglia dei Delfini. Balic va al tiro, ferro, diciamo solo una presenza per lui nel recupero della gara rimandata per umidità sul parquet. Gallo, passi per lui, bravo Spasojevic a chiudergli il varco, sarà De Angelis a giocare il pallone, parte Balic, il time out Fabri, De Angelis tende Gallo, penetrazione di Gambarotta, fallo su di lui da parte di Moretti e time out per la panchina scaurese, tutti in panca, risultato che non cambia, però Scauri paga pegno nei falli, quota due falli Gallo, Longobardi viene segnalato un solo fallo per il momento, mentre a falli di squadra siamo sul 4-0 questo secondo periodo, dall'altra parte solo Bartolozzi ha quello a due falli, gli altri tutti a zero tranne Ferrarotto che è a due. Lì coach Fabri, tabellone viene segnalato Scauri a 5 falli, nella statistica Scauri a 4, siamo lì però, non è che siamo lontanissimi, no, Scauri a 5 falli perché c'è la paletta dei bonus. Ringraziamo Tiziana Palombi che ci ha fatto notare la paletta alzata, mentre coach Fabri ha qualcosa da dire al direttore di gara. Tornano in campo Gallo, Laguzzi, Moretti, Longobardi e Ricciotti, Spasojevic, Bortoluzzi, Gambarota, De Angelis e Balic. Gambarota, primo tiro per lui, dentro. Quinto tiro libero, vediamo se la statistica si mantiene, è così, ne ha sbagliato uno su 5, mantiene la statistica in questo caso Gambarota. Ricciotti a passeggio con Balic, supera la metà campo, c'è libero ed è servito Gallo, Moretti si presenta
Bartolozzi lascia il varco e cerca la tripla. Qui Moretti e il suo campo, la sua mattonella. 34-27, solo due punti però per lui. De Angelis, gamba rota quella De Angelis. Bartolozzi, Spasojevic, la finta, il gancio sotto per Bartolozzi, va al tiro Bartolozzi, lento in questo caso. Longobardi si prende l'imbalzo subito dall'altra parte. Diciotti, passaggio per Longobardi. Moretti, la penetrazione, tiro ferro questa volta. Spasojevic si prende l'imbalzo. Balic, Diciotti accompagna il numero 4, arriva da Manforte Gambarota, si fa vedere Moretti in marcatura. Gambarota va al tiro, ferro quasi sullo scadere, può ripartire Scauri, c'è Gallo, preferisce cercare Longobardi. Moretti ancora sull'asse, problema che torna al mittente praticamente, si muove Laguzzi. Gallo quasi estraneo al momento del gioco, sotto per Laguzzi, bello il passaggio con l'ultimo di Longobardi. 36 Scauri, 27 Costa d'Orlando, vicino al riposo lungo, 2.56 da giocare. Pallone portato sotto da Balic, Gambarota, Bartolozzi per Balic, c'è traffico in quella zona. De Angelis va al tiro, ferro, poi Longobardi si prende un bellissimo rimbalzo, riesce a dare anche il pallone in caduta a Ricciotti. Sotto Longobardi c'è libero e servito Moretti, penetra fuori per Laguzzi, il tiro di Longobardi forzato ma dentro, dentro il pallone per lui. E Scauri che sale a 39, massimo vantaggio fin qui. Com'è cambiata la gara dal 32-25 al 39-27? Con Scauri che sembrava essersi fermato dopo che la squadra ospite aveva tolto i riferimenti. Bravi ragazzi di Coach Fabri a cambiare tutto e a mettere dentro. Longobardi, 14° punto di giornata, 11 di Moretti, due si erano appaiati nelle ultime giocate. Dall'altra parte in doppia cifra solo Gambarota, 10 sui 27 firmati dal Costa d'Orlando, mentre Longobardi firma i 14 su 39, bel contributo, non il 50% ma poco meno. È uno Scauri che mette dentro 3 su 7 dal lungo perimetro e 14 su 22, quindi ne sbaglia praticamente 1 su 3 dall'interno della campana, mentre è poco meno di 1 su 2 dalla lunga distanza. D'altra parte 4 su 17 4 su 11, non sono medie altissime per la squadra ospite, che però ha tirato tanti liberi, ne ha messi dentro 7 su 9, Scauri invece ne ha tirati solo 2. Bolletta rientrato in campo, prova a girarsi, trova il varco, trova il fallo, questa volta è il secondo da parte di Longobardi, che quasi segnala lui il fallo alla panchina. Laguzzi, mini briefing con coach Fabri, e lui al momento sotto il riflettore del coach, anche perché la squadra ospite sta giocando bene soprattutto nelle zone coperte da Laguzzi, con Bolletta, Bartolozzi e Di Coste. Bolletta intanto mette a segno il sesto punto e con questa sale a 7 personali. La rimette Longobardi, dice ci penso io. Gallo, Moretti e Ricciotti hanno giocato 17 minuti, no, Moretti e Longobardi 17 minuti e 53, non sono mai usciti. Tanto c'è il fallo di Spasojevic su Longobardi. Pallone al lato, Moretti potrà giocarlo a lui.
Longobardi, il bene di Giazzi, esce una sassata verso Diciotti che addomestica il pallone, va al tiro Diciotti, Ferro, poi i rimbalzi sono spesso le tiri di terra di conquista per gli avversari. Vediamo trovare una pecca nella squadra scalese, proprio del controllo a rimbalzo non eccellentissimo. Diciotti, passaggio per Gallo, si fa vedere Raguzzi, servito alle prese con Bolletta che non gli lascia spazio, va al tiro Raguzzi, troppo forzato questo tiro per lui. 39-29, meno di un minuto a riposo. Balic, blocco di Spasevic, Balic ne approfitta, prende il corridoio, mette dentro, si riparte con Raguzzi che consegna palla a Gallo sotto gli occhi di coach Condello che incita i suoi. Moretti, dai, vai proprio con Gallo, si propone Diciotti, nulla da fare. Diciotti si ferma, poi va al tiro in personale ma sotto solo maglie rosse. Balic, 39-31, ha ricuscito di tanto, costa lo... Bolletta per Gambarota, sotto per Bolletta, si gira, manda a vuoto Raguzzi che commette però fallo, si arrabbia Condello, annullato il cambio. Raguzzi, quota 3 falli, attenzione perché si accende un bello allarme sulla panca del trio scaurese. Bolletta mette dentro, dai liberi fin qui ha sempre fatto centro Bolletta, fa 2 su 2 anche in questo caso. Si riparte con Diciotti, a passeggio il capitano, sarebbe Longobardi, appena azione Longobardi, tutto chiuso, si riesce a girare il tiro, fallo più canestro da parte di Spasijevic. Secondo fallo personale, adesso va dentro Casoni, va fuori Raguzzi, cambia qualcosa nel quintetto, entra anche Emile Saevic, va fuori Diciotti, no, pronto al cambio Emile Saevic, 2 secondi, tiro e dentro per Longobardi, ci sarà il cambio, fuori proprio Longobardi, dentro il numero 32 Serbo che torna in campo. Per lui già 5 minuti sul parquet, ne aveva totalizzati 0 in 12 giornate, vabbè, in 6 giornate casalinghe. Intanto qui lancio rugbistico, Mire Saevic, gamba rota al tiro, non esce il canestro della domenica. 42-32, un secondo periodo che dice che Scauri vince il mini parziale per 17 a 18 per 17 scusate, Scauri per 13, segnale a Costa Rolando, 42-33. Squadre già sul campo, pronte a iniziare la seconda frazione di gara, terzo periodo che parte dal 42-33. Scauri che attaccherà la sinistra verso l'est dei vostri teleschermi. Balic, Bolletta, Bartolozzi, Gambarota e De Coste. Dall'altra parte Diciotti, Moretti, Emile Saevic, Gallo e Longobardi. Tiro e dentro la tripla, tanto per cominciare, di Capitano Diciotti, 45-33, più 12 Scauri. Balic ci mette un po' per prendere la mira, comunque non tira, sotto bello Moretti, ruba un ottimo pallone, poi Bartolozzi si fionda sulla sfera, quasi rugbistico,
possesso alternato che premia il Costa d'Orlando, che rimane in attacco. I due arbitri si consultano. C'è comunque un buon numero di pubblico quest'oggi al palazzetto, una gara che non è di altissima classifica. Ma che vale soprattutto per quella che è la l'economia della salvezza di questo campionato. La Balic rimette il pallone in gioco. Balic sotto per Gambarota, se lo perdono il giocatore dello Scauri, mette dentro due punti, li porta a meno 10 Costa d'Orlando. Moretti a riblocco di Emile Saevic. Longobardi prova a girare bolletta, passaggio per Ricciotti, tutto chiuso, difesa schierata, il passaggio a cercare Gallo, va al tiro Gallo, il ferro non riesce a intervenire. Saevic già dall'altra parte, Balic per bolletta, intanto fallo di Ricciotti, fase difensiva, nulla da fare per lui. La Balic a giocare palla, di Coste ancora per Balic, va al tiro il playmaker, solo ferro. Moretti c'è dall'altra parte a guidare il pallone per Ricciotti, passaggio per Gallo, non pensa al tiro, poi l'accelerazione del capitano butta via il pallone. Milesevic per Moretti, bisogna tirare, tutto chiuso. Moretti, Emile Saevic, parte Bartolozzi, bolletta, Balic, va lui al tiro, il ferro, pallone che arriva comodo per Gallo, può ripartire il playmaker del cuore Napoli, prestito quest'anno a Scauri. Ricciotti, passaggio per Longobardi, cerca la tripla, il ferro spegne i sogni in questo momento di Scauri. Tanto l'arbitro blocca tutto, c'è un problema sul parquet, bisogna asciugare. Sarà Gambarota a giocare il pallone. Balic. Letta per Bartolozzi, invece con Longobardi, di Coste, allora che non entra, Milesevic ruba un ottimo rimbalzo, Ricciotti, lo sfondo da parte di Gambarota, stava partendo Ricciotti, però un ottimo pallone recuperato da Milesevic, giocatore che non ti aspetti, devo dire così, uscito fuori quest'oggi. Faccio Fabbrica ha avuto quasi un'intuizione a mandarlo dentro, più vicino lui alle caratteristiche di Costa che Laguzzi. Ricciotti per Gallo, la sua penetrazione fuori per Ricciotti, ora Gallo, c'era libero Longobardi, è tirato Gallo, Ricciotti, l'imbalzo è per lui, si gira Ricciotti, insacca lui, retto, 47-35, pronto ad entrare Ferrarotto. Contro le tre anche Casoni per Scauri. Balic va a forzare, Emile Saevic si prende un altro rimbalzo, è il fallo da parte di Coste. Applausi per il serbo scaurese. Dentro Casoni, fuori Gallo, dentro Ferrarotto, fuori Balic. Cambia qualcosa nello schema di Scauri.
Tanto Gallo viene catechizzato dal vice coach Vincenzo Pontecorvo. Pallone per Moretti, va al tiro Moretti, si gira e porta a casa due punti. 49 Scauri, 35 Costa d'Orlando. Moretti mette a segno altri due punti, intanto c'è questo fallo da parte di Casoni. 13° punto per Moretti, 17 per Longobardi, 11 per Ricciotti, salito sugli scudi nell'ultimo periodo. Primo fallo per Casoni, 12 punti per Gambarota, a 9 bolletta a tutti gli altri, sotto quello che è il computo ai 5 punti realizzati. Bartolozzi, primo errore, secondo tiro a disposizione, in sacca questa volta, ne fa uno su due. Riparte Ricciotti, Ricciotti si può voler servito Moretti, manda vuoto Gambarotta, è tutto chiuso. Moretti va al tiro, prova a appoggiare, il pallone ritorna praticamente al mittente, fuori il piede per Moretti. La Gambarotta a giocare il pallone per Ferrarotto, va il numero 0, chiamare lo schema, classe 2001 Ferrarotto, giovanissimo. Questo vuol dire chiamato il titolare, mentre si rivede Fowler pronto dalla panchina ad uscire. Era tanto che mancava in campo, tanto infrazione per Scauri, tra Fowler, Fowler per bolletta, esce lui. Basta un bel po' il quintetto Costa d'Orlando mettendo fuori bolletta. Le formazioni sembrano le classiche, con la numerazione da 1 a 5 praticamente, uno per ruolo al momento. Ferrarotto, passaggio a cercare Fowler, che si inconsegna a Longobardi, esce Milesevic, rimasto un giocatore libero sotto, il gancio è in sacca Bartolozzi. Ricciotti già dall'altra parte, 49-38, l'apertura è per Casoni. Casoni, il passaggio nel vuoto, palla fuori, qui non si è capito tanto il passaggio di Casoni. Fowler a rimettere in gioco, pallone portato da Ferrarotto, c'è il fallo di Ricciotti, un po' di dubbi su questa chiamata, terzo fallo del capitano, tre falli Ricciotti, tre falli Laguzzi. Pescauri, pallone giocato per Ferrarotto, scappa via in mezzo a due, prende l'ascensore, mette dentro Ferrarotto. Bella la sua azione in solitaria, 49-40, riporta sotto la doppia cifra il gap. Moretti per Casoni, va Ricciotti in penetrazione, il tiro in questo caso forzato, non c'è nessuno rimbalzo, riparte per Gambarota, dall'altra parte Gambarota commette fallo su lui Milesevic. Pronto a rientrare anche Granata, non si vedeva all'inizio partita. Fuori Casoni, dentro Granata, tutti in panca, time out. 49-40, 5 minuti e 04 da giocare. Terzo fallo anche per Milisajevic. I due lunghi, potremmo dire così, di Scavoli sono già tre falli, mentre Longobardi è a 2. A 0 ovviamente Atata, Scampone, Policari, Granata, Ciman, ma non sono visti in campo fin qui. Gallo 14 minuti e 39 è quello che ha giocato di meno, anzi 6 minuti e 53 Casoni è quello che ha giocato di meno per Scauri fin qui. Poi dopo di lui Milesevic, che quasi è vicino a collezionare 10 minuti.
24 minuti e 59 per Longobardi e Moretti, mai usciti. Dall'altra parte il giocatore con più minutaggio è Bolletta, uscito adesso in panca. Sul campo è Di Coste con 17 minuti e 38, quello più presente. Anche Balci in panchina con 20 minuti e 45. Diciamo che stanno un po' rifiatando i giocatori con più presenza per poi ripartire all'arrembaggio. Gambarota ne ha sbagliati 2 su 7, quindi adesso ne metterà dentro altri 3 senza battere ciglio nei passini liberi. Scauri avvisato. Longobardi, c'è fallo da parte di Coste. Di Coste, secondo fallo personale. Chiama la calma Condello. Pescario ha 14 secondi per attaccare. Moretti, c'è libero Ricciotti, non lo vede. Jesajevic si prende il pallone, vede lui Ricciotti, prova a puntare Ferrarotto sotto Jesajevic, dentro il pallone per lui. È intervenuto Di Coste, ma l'arbitro aveva già concesso il canestro. La direzione comunque non ha bloccato l'inerzia della palla. 51-41, più 10 di nuovo Scauri. Ferrarotto, Longobardi, per poco non arpiona. Sotto per Di Coste, qui spende il fallo Misaevic. No, è stato Moretti. Fallo di Moretti. Terzo fallo anche per Moretti. Va Di Coste, primo libero per lui, il pallone che non entra. Seconda possibilità per Di Coste. Dentro il pallone, 1 su 2. Non è girato su Longobardi. Passaggio all'indietro di Longobardi. Moretti riesce a arpionare. Granata, la penetrazione, sfondo. Qui errore da parte di Granata che non vede Longobardi. Toglie la maglietta un arrabbiatissimo coach Fabbri. Mentre praticamente tutta la squadra va a rinfrancare Granata. 51-42. Ferrarotto vedrà il time out. Tanto qui si perde il pallone. La squadra ospite Granata per Moretti. Longobardi si è schierato di nuovo tutto il Costa d'Orlando per un ottimo pallone recuperato. Ricciotti su di lui, Bartolozzi. Finta Ricciotti, piede perno. Passi per lui. In dubbio questa azione, anche perché Ricciotti è sembrato sì impacciato nel momento della partenza, ma comunque sembrava che stesse calcolando i passi. Vabbè, Ferrarotto per Bartolozzi. Va in solitaria Bartolozzi, l'aggancio per Di Coste. Non può nulla Milesavic questa volta. Di Coste in sacca. 51-44, 3-33. Ricciotti chiama lo schema ai suoi. Longobardi contro Gambarota. Granata cerca la distanza, dentro, fallo, più canestro per lui. Tre liberi, anzi tre punti messi dentro, la possibilità di fare il quarto. ...54-44... Granata, bella la sua tripla. Esce Ferrarotto, entra no Balic. Ferrarotto, terzo fallo personale.
tiro di granata dentro, 2 su 2 per lui, 55-44, 3-12 da giocare. Balic per Foller, così con Moretti, 3 minuti tondi a chiudere questo periodo. Il gancio verso Di Coste, sbaglia nel tentativo di realizzazione, riparte Diciotti, tutto chiuso, va Diciotti, riesce a passare in mezzo a due uomini, piede per lui però, arriva il cambio, fuori Di Coste, dentro Bolletta, pronto ad entrare anche Raguzzi, ma fuori Milesaevic, in panca Milesaevic, si prende gli applausi. 11 minuti e mezzo giocati per lui che va in panca, visto che Di Coste sta fuori. Il tiro a lunga distanza, dentro la tripla di Fowler che scalda la mano, 55-47, sarà un bellissimo ultimo periodo. 2:32, Diciotti chiama lo schema, va Diciotti, il gancio per Raguzzi che osserva il pallone andare fuori. Partirà Fowler, pronto ad entrare Gallo. Fuori Diciotti, dentro Gallo. Diciotti che ha totalizzato 23 minuti e mezzo. Un bel po' per un classe 85. Balic. Pallone per Gambarota. Murato da Longobardi, poi non si può tirare il pugno al pallone Gambarota, nulla da fare per lui. Riparte Gallo, 2 minuti per chiudere il periodo, 55-47, 9 punti Gallo per Longobardi. Costolando tolta belle soddisfazioni battendo Matera nelle ultime giornate. Pallone giocato da Balic, Bartolozzi mette dentro, adesso è fermo Scauri, sta soffrendo la squadra di coach Fabbri. Gallo prova a svegliarla, parziale che al momento dice 57-49, 15 punti per Scauri, 16 messi dentro la costa d'Orlando. Gambarota, le prese con granata. Bartolozzi prova a sparare, chiude bene Raguzzi, Longobardi, poi Gallo può partire, un minuto alla chiusura di questo quarto. Gallo per granata, Moretti, granata, è pronto ad entrare Casoni. Balic, va a passeggio Balic, prova a scaricare il cronometro, il passaggio per Bartolozzi, si alza il muro di Raguzzi, Bartolozzi zacca dentro, 57-51, ha ricuscito un bel po' la squadra ospite. Moretti, c'era Raguzzi che si era liberato, Longobardi cerca la tripla, dentro! Un pallone che frana a canestro, 60-51, 9 punti di distacco. Longobardi prova a mettere le distanze, 18 punti a testa per le due squadre in quello che è il miglior quarto del Costa d'Orlando. Bello Gallo, in questo caso anticipa, granata sulla corsa, va al tiro granata, ferro e poi sirena, nulla da fare, 60-51 per chiudere questo quarto con le squadre che hanno fatto gli stessi punti. Ultimo periodo che ci apprestiamo a vivere, più 9 per Scauri al momento su Costa d'Orlando, punti che varrebbero ossigeno in vista della trasferta
a Roma contro in più broker e poi nella gara che sarà contro il Napoli l'ultimo giorno dell'anno, anzi il penultimo, il 30. Riparte la Guzzi, Gallo sua partenza, dentro il pallone per lui Gallo, ottavo punto personale. Balic va a fuggire via, la Balic tutto chiuso, Bartolozzi potrebbe tirare, riesce ad andare a forzare, trova il fallo comunque di Laguzzi. Qui ha un buon corridoio Bartolozzi, francamente poteva anche tirare di prima intenzione, riprenderà con Balic in possesso di palla. Balic la gioca per Foller, passaggio per De Angelis, tornato in campo Gallo, sradica il pallone, prova a partire in solitaria, c'è libero granato dall'altra parte, palla fuori, pallone che sarà da giocare sotto la plancia di coach Condello e compagni. Gallo si libera granata, fece giocarla su Moretti, Napoli blocca tutto, ha visto un fallo di De Angelis, De Angelis classe 94, metro 98, alla guardia della squadra di coach Condello. Il giocato verso Moretti, viene messo a segno dall'altra parte Bartolozzi, commette fallo Gallo. De Angelis una bella esperienza nel nord barese, poi Barcellona e Capo d'Orlando, oltre al Giulianova e Chieti. Balic, pallone Bartolozzi, lo marca Gallo in qualche modo, arriva Moretti da manforte, i corti tra virgolette si fanno valere, Condello chiama subito con veemenza il time out, Longobardi nasconde il pallone, gancio per Moretti, lo sfruttare il blocco di Laguzzi, Gallo sotto per Laguzzi, manda vuoto l'avversario e poi mette dentro Laguzzi, bravo in questo caso, time out chiesto dalla panchina ospite, 64-51 che diventano 66-51, più 15 Scauri, praticamente non ha segnato fin qui nessun punto la squadra ospite, mentre Scauri ne ha messi 6, entrerà di coste subito dopo il time out. Da fuori Bartolozzi, dentro anche Milisaevic, allora ...8-31... mossa e contromossa, una partita a scacchi, tornano in campo i giocatori di Scauri. Parte con Balic, riprese con Gallo, bolletta, tutto chiuso, Moretti si prende un bel rimbalzo, riparte Gallo, vai playmaker Campano, si muove granata, bisogna tirare, Gallo per Moretti, Longobardi penetra, tiro per lui, rimbalzo la meglio però la squadra ospite, riparte Gambarota che si perde il pallone, scivola, prende la sfera della granata già dall'altra parte,
La gioca su Gallo sotto Milesaevic. Tutto chiuso, ritorna sul mittente il pallone. 9 secondi. Il tiro di Gallo, Ferro, poi Balic. Già dall'altra parte a cercare di sfruttare tutti i secondi. C'è il piede di Granata. Era da tanto tempo che non vedevo i falli di piede. Ogni tanto capitano. E in questa squadra sono capitati anche un bel po'. Questa partita, veramente se ne sono visti tanti. Bello questo dai e vai. Canestro e Balic, applausi. Che veramente ha fatto una bellissima azione il Costa d'Orlando. Riparte Gallo, 66-53, a 7 minuti da giocare. Moretti dalla lunga distanza, il Ferro vanifica il tiro. Balic già dall'altra parte a cercare gamba rota, cerca la tripla, il Ferro ancora. Gobardi verso Granata, fuori. Dentro Diciotti, dentro Laguzzi. Fuori Granata e fuori Milesaevic. Ma stava giocando bene il serbo, non l'avrei fatto uscire, ma ha bisogno di un po' d'ossigeno. Questo lo attua Coccia Fabbri. Infatti Laguzzi prende in consegna di Coste, ma perde praticamente il primo duello già. Dentro il pallone, proprio per Di Coste. Gallo per Moretti, 66-55. Scavri a distanza di sicurezza, ma comunque il Capo d'Orlando sta uscendo alla distanza. Passaggio per Gallo. Tutto chiuso, va al tiro, forza ancora, non la fare, time out. Costretto Coccia Fabbri a chiamare per bloccare l'inerzia. Bolletta prova a girarsi. Gamba rota. Lo stesso Bolletta. Passaggio a liberare Foller, che prima ha messo dentro una bella tripla. Bene, che ritorna Di Coste. Balic, mentre è un vulcano Coccia Fabbri, Di Coste mette dentro. Pronto ad entrare Milesaevic. Per un Fabbri indiavolato, è dir poco, è esploso in questa azione. 66-57, 5:49 da giocare. Questi numeri al momento, il tabellone dice che Scauri e Costa d'Orlando hanno messo 6 punti a testa. La distanza è di sicurezza, ma non troppo, signori miei, anche perché mai farsi false illusioni. 66-57, il punteggio poteva sembrare più alto dopo il primo quarto, chiuso sul 24-20. In proporzione avremmo pensato un 100 per Scauri e un 80 per gli ospiti. Difese che poi si sono man mano regolate. 20 punti Longobardi, migliore di Scauri. 13 punti per Gambarota, il migliore degli ospiti. Seconda metà, l'ultimo periodo che si appresta a iniziare. È uscito Granata, è entrato Diciotti, è entrato Milesaevic, è uscito Laguzzi. Dovrebbe Diciotti, che saluta Balic, va ad appoggiare dentro. Diciotti in solitaria. 68-57, chiede palla a Fowler. Balic preferisce giocare su Bolletta, si perde per un attimo il pallone. Appoggiare adesso su Fowler. Fowler perde lui il pallone. Moretti lo insegna a Gallo, poi Diciotti. Va Diciotti, rallenta un po' l'azione, anche perché Scauri deve anche scaricare il tempo. Dentro intanto Longobardi, tripla, 71-57. Tra cronometro e tempo mi è uscito termostato, anche perché fa caldo qua su. Diciotti, riparte lui. Bella la scoppata di Diciotti. Longobardi subisce fallo,
aveva messo fuori tempo Bolletta. ...71-57, Longobardi si presenta lì dalla lunetta, fin qui ha fatto 3 su 3 da quella distanza. Time out, tutti in panca allora, quando mancano 4-51, 71-57, Scauri che è passato dal 6-6 del time out precedente all'11-6 di questa pausa, segno che i cambi hanno fatto bene alla squadra di coach Fabbri. ...71-57, una buona distanza, sono 14 punti sicuramente. Adesso Condello comincerà a chiamare i suoi, a dare oltre il 100%, non è che abbia demeritato il Costa d'Orlando, eh. Punteggio che potrebbe arrivare intorno agli 85 per Scauri e massimo un 65 se questa è l'inerzia, 65-70 al massimo per Costa d'Orlando, ma ovviamente va preso con le dovute molle e precauzioni quello che dico. Dai, io la butto giù lì, un 85-75-77 al massimo come chiusura, ma sono pronto a essere smentito. Longobardi intanto mette dentro il suo primo pallone, 4 su 4 fin qui per il numero 35, ne valsa la pena pagare per evitare la squalifica di Longobardi, ancora una volta migliore in campo secondo me di questo Scauri. Il giocatore formiano è veramente un plus ultra. Pallone fuori, 4-42. Tanto mette dentro Gambarota, 2 punti che portano sulla soglia di 60 la squadra ospite. Gallo, lui a guidare il gioco, poi Ricciotti si propone, servito, arriva il blocco di Milesaevic, non sfrutta la grande Ricciotti. Longobardi, bolletta di ritardo su lui, Milesaevic gancia dentro, altri 2 punti per questo ragazzone serbo, 4 fin qui realizzati. Riparte Ricciotti, ci vorrebbe un lancio da quarterback per Gallo, lo trova Ricciotti. Longobardi nasconde il pallone, 75-59, Ricciotti chiama i suoi al movimento, va da solo, può appoggiare, no, gioca per Gallo, dai, vai, va a risalire in cielo, poi Moretti cerca la tripla, dentro, dentro i 3 punti, 78-59. Sobbalza Policari in panchina, sostanze particolari per lui. Riparte Gallo, altro pallone sradicato, da solo Gallo si ferma, l'appoggio su Longobardi, ma c'è fallo proprio sul playmaker numero 9, la gomitata da Gambarota, poi va a chiedere scusa Ferrarotto e Spasojevic, fuori Balic, fuori Bolletta. Rimessa che sarà per Gallo, si è ripreso, nulla di grave per lui. Milesaevic, giro palla di Scauri adesso, Gallo al tiro, cerca la tripla, il ferro, nulla da fare per lui. Riparte Gambarota, la Ricciotti a marcare il portatore di palla di Coste. Ferrarotto, Spasojevic fuori ancora a cercare il giro palla. Ferrarotto semina un avversario, poi Longobardi si gira bene, forse passi, il tiro di Fowler dentro il pallone, 3 punti per lui. Subisce anche fallo mi pare, quindi un tiro aggiuntivo, mai dire mai. 78-62, con Fowler che ha sempre punito praticamente quando è andato al tiro dalla lunga distanza, ne ha realizzati 3 su 5
da lunga distanza. Adesso ha il suo primo tiro libero a disposizione. 3 minuti 78-63 più 15 scauri. Picciotti tende a raffreddare il pallone. Moretti per Gallo, penetrazione, tutto chiuso. Allora ancora Picciotti, si propone al centro Spasojevic, nulla da fare, chiude tutto Picciotti e poi Spasojevic si prende il pallone. Gambarota le prese con Gallo, il passaggio proprio di Spasojevic, la penetrazione, gancio, ferro sotto di Coste. Misevic questa volta paga Dazio. Si parte con Picciotti, 78-65 più 13, il gap che però si è ridotto quando mancano 2 minuti. Moretti, Gallo che non viene servito però da Picciotti, ancora Picciotti, tutto fermo però Scauri in attacco. Tiro di Moretti, il ferro. Riparte in verticale per Gambarota, 1,50. Scauri fermo su con le quattro frecce in attacco adesso da un bel po'. Ferrarotto cerca la tripla, ferro, poi Longobardi esce bene, si prende il pallone, si gira, raffredda poi per Picciotti, marca tutto campo Costa Orlando. Longobardi, calma biblica. Picciotti vuole far scendere i secondi a disposizione, 1,21, partono gli applausi, ma ancora presto. Poi Gambarota commette fallo su Longobardi. ...78-65... fermi lì, non cambia nulla nel punteggio. Vediamo se Longobardi sale a 80. Io avevo proposto un 85, credo che non ci arriveremo. Primo pallone dentro per Longobardi, seconda possibilità per lui. Tra il 2 su 2 e pallone al lato, perché era antisportivo il fallo del giocatore del Costa Orlando Gambarota. Di pallone che torna a Scauri, Longobardi per Picciotti. Gallo non si molla nulla, questa è la filosofia di coach Enrico Fabbri, lo sta dimostrando lo Scauri, mentre Longobardi cerca il tiro da 3 punti, recupera un ottimo pallone Misevic, buona la sua prestazione quest'oggi. Picciotti a cercare ancora Longobardi, finta, poi ancora a cercare il tiro sulla sirena, il ferro, Milesevic, l'altro rimbalzo conquistato, cerca il gancio, non entra il pallone Moretti, ancora pallone per Scauri però, 42 secondi, perde la sfera Moretti, ma ci può stare. Cominciano ad arrivare gli applausi perché Scauri torna alla vittoria casalinga dopo un po' di giornate negative, si mette alle spalle un po' di problemi, sembra aver ritrovato un giocatore in più, perché Milesevic secondo me potrebbe essere un giocatore che potrebbe dare altre rotazioni a questo roster, almeno sembra che stia maturando da questa partita, poi sarà coach Fabbri a decidere. Pronto ad entrare Scampone, 20 secondi per lui, vediamo se gli concedono i compagni, pallone fuori dentro Scampone, fuori Moretti. Dentro anche Granata. Vabbè, e a questo punto l'avrei buttata lì, avrei messo anche Policari. Applausi per Longobardi, abbracciato al ritorno in panca dal suo coach. Altra prestazione maiuscola, 27 punti personali, il migliore in campo. Granata va al tiro, il ferro, Misevic, pallone messo fuori, ultimo tocco del serbo. 12 secondi, 80-65.
Non è che sarà per Ferrarotto. Meno di un'azione a disposizione degli ospiti per chiudere questa partita. Tocco di Ricciotti, pallone che resta lì praticamente. Dentro il numero 18 ospite, si tratta di Triassi, mentre non sono scesi in campo per gli ospiti, no, sono scesi tutti in campo per gli ospiti, i giocatori. Va fuori Gambarota che esce su una gamba sola. Tanto coach Fab lascia andare, scarica un po' di adrenalina per festeggiare questa vittoria. E qui bello pallone rubato da Scampone, che trova il tempo anche per due liberi, perché no, mettere due punti in referto che non sarebbero male per il numero 55. Campone, primo tiro dentro la sfera per lui, seconda possibilità, pallone sul ferro, nulla da fare, ancora Scampone, si vede il pallone, tira di primo impeto, palla che non entra e poi finisce qui 81 a 65. Scauri porta a casa una vittoria convincente. Il buio è passato, qualcosa si è acceso, signori miei. Buon per Scauri che sale a quota 12, battendo una diretta contendente a quello che è la salvezza, perché di salvezza si deve parlare fin qui, poi dopo si vedrà, e portando a casa due ottimi punti. Prossima giornata si va contro la Impiù Broker Roma, altra squadra della parte alta della classifica. Lì bisogna tentare il colpaccio, bisogna trovare punti per strada, ma ovviamente questo coach Fabbri già lo sa. Ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato la regia della nostra partita. Giuseppe Capuano vi saluta, linea che va giù sul parquet. Coach Condello, era una gara importante per entrambe le formazioni, Scauri ha avuto la meglio, però Costa Rolando ha dimostrato di poter lottare e che forse questa classifica non è quella di questa squadra. No, la classifica non è quella di questa squadra perché abbiamo perso tante partite di pochi punti, ma oggi non abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, ormai andiamo fuori casa e non abbiamo l'appiglio giusto, ci mancano gli attributi. Perché è evidente che in casa abbiamo un atteggiamento e vinciamo con le prime e andiamo fuori casa, con tutto il rispetto per Scauri che è una buonissima squadra allenata bene, ma non è una delle prime squadre di questo campionato, e oggi ha dimostrato invece di per noi di essere una delle prime squadre, perché non siamo riusciti a fare niente di quello che si era stabilito, non abbiamo avuto grinta, non abbiamo avuto intensità in difesa, abbiamo subito dove avevamo detto che dovevamo limitare le loro situazioni, quindi non è andato bene niente. Abbiamo sbagliato l'isbagliabile da sotto canestro, perché forse, non lo so, i miei giocatori ormai vedono i fantasmi, non lo so, però abbiamo sbagliato tanti tiri sia aperti da tre punti che da sotto. Non puoi mai vincere in queste situazioni, siamo andati per due volte sul meno 6 e Scauri ci ha punito con una bomba e fallo o con una penetrazione, un layup, due o tre volte siamo andati sul meno 6 e abbiamo sempre fatto un errore in difesa. Questo vuol dire non essere concentrati, non avere la voglia di vincere. Noi fuori casa purtroppo abbiamo perso questa voglia, ma faremo di tutto per recuperarla. Domenica c'è il Palermo, questa volta in casa. C'è il Palermo questa volta in casa, speriamo di avere l'atteggiamento giusto che di solito abbiamo in casa, e vediamo di prendere due punti che per noi sono strafondamentali. Coach Fabbri, questa settimana è molto più tranquillo, ne ha tutti i meriti, è stata una settimana complicata, una settimana strana, addirittura sono arrivate le dimissioni che poi sono rientrate, ed è bene che siano così, ma ovviamente la giornata di oggi cancella qualche sofferenza di troppo. Sì, domenica scorsa ce l'avevamo creati da soli
come avevo detto. Invece oggi sono felice questi ragazzi in queste vittorie, l'allenatore si leva da parte, si mette da parte e fa godere tutto il premio ai propri ragazzi che hanno dato il cuore in campo, senza contare che non ha giocato Schiemann, che per noi è un giocatore importante, quindi il merito di questi ragazzi di aver fatto una settimana difficile, di aver alzato la testa in una partita per noi fondamentale per la salvezza. Posso dire tranquillamente, vanno un culo tutti quelli che ci vogliono male, tranquillamente, che questa settimana è arrivato persino un messaggio con richiesta di esonero di Enrico Fabbri da parte di uno pseudo tifoso. Questa è Scauri, purtroppo. Poi c'è le cose belle di cui ti onori, di avere una foto con Antonio nel suo ricordo, che a me mi lega sia a livello familiare che come persona. Io credo il basket Scauri sia della gente che ha passione, della gente che ama questo sport, della gente che sostiene questa squadra, a prescindere da risultati positivi o negativi, ma di chi veramente vede una squadra di ragazzi e dall'anima. Oggi erano tre under quasi, Marco che esordisce da praticamente quasi 30 minuti, 25 minuti in campo, quindi io credo che dobbiamo tornare a gioire delle cose buone che noi facciamo, senza trovare il male sempre ovunque per forza, ma cercare di trovare le cose buone che ci sono. Ce ne sono tante e si potrebbe gioire e sorridere molto di più piuttosto che pensare sempre al male. Io sono stato un anno fuori, sono tornato perché mi è stato chiesto di dare una mano alla società, alle persone che oggi erano qui sofferenti con la paura e avevano voglia di portare i due punti a casa. E lo ripeto, questi dirigenti, Paolo, Emanuele, Roberto, Massimo, magari me ne scordo qualcheduno, ma veramente Antonio danno tutti i giorni qualcosa per cercare di finire la stagione in maniera onorevole, e questa è la cosa importante. Quindi dovremmo tornare a godere delle piccole cose, delle vittorie fatte col cuore, di una sconfitta fatta lottando, piuttosto che pensare sempre a voli pindarici che non ci possiamo permettere. Quindi un ringraziamento a tutti i tifosi del palazzetto, alla curva che ha fatto quella foto che mi sono commosso prima della partita, ai miei ragazzi, alla mia società e alle persone che ci vogliono veramente bene per gli sforzi che facciamo. Lo strano caso di Milesaevic, perché io quando l'ho visto entrare ho detto: ma come mai coach Fabbri lo butta dentro? Poi alla fine sembrava che il titolare era lui e Laguzzi era il ricambio. Forse allungare anche la panchina serve a questa squadra, ma allungarla con questi uomini. Sì, no. Marco ci voleva il periodo di capire, ci sono delle partite adatte a dei giocatori. Questa era la partita adatta a lui. È stato l'unico giocatore, e io ne ho visti tanti di video, che ha messo in difficoltà Di Coste come fisicità e come stoppate, perché è riuscito a mettere veramente la fisicità che altri non riuscivano. Quando hanno abbassato il quintetto, l'Agu ha fatto la differenza sui roll e noi siamo andati bene. Joel è tornato a segnare, tutti hanno dato il loro apporto. Luca Granata, ricordiamoci Luca Granata, che per noi è una grande soddisfazione. Ecco, queste sono le piccole cose che mi riempiono di gioia, a prescindere dalla vittoria. Un gruppo vero che lotta, sono contento. Tanti auguri, buon Natale, ci rivediamo per farci gli auguri di buon anno. Sicuramente, intanto, se non ci sentiamo più, approfitto e fare gli auguri a voi, a tutti gli scauresi, ai nostri tifosi, alla curva, ai miei giocatori, e soprattutto sperando che l'anno nuovo ci porti un pochino di più, un pochino più di bontà dentro l'animo, per capire gli sforzi che stiamo facendo tutti quanti.